Ciao ragazzi, ok, eccoci qua, finalmente dopo 2 mesi dall'uscita dobbiamo sostituire lo schermo a un Samsung Galaxy S8. Questo dispositivo ha il display rotto, quindi faremo tutta la sostituzione del display. Vetro, touch e LCD, compreso di frame per il discorso dell'impermeabilità. Non skippate questo pezzo perché adesso vi dico due cose molto importanti. La prima è che il ricambio attualmente, se andate a vedere su qualsiasi sito, costa dalle 280 alle 350, addirittura l'ho visto. Noi questa riparazione la stiamo facendo a 310, 320, adesso non mi ricordo, dovrei chiedere in amministrazione. Comunque sia. Quando avevo fatto il video che qualcuno mi ha detto, ma no, ma tu sei anti-Samsung di qua di là. No. Qui c'è la spiegazione. Io non comprerei mai un Samsung Galaxy S8 perché so già che il ricambio alla fine va a costare quanto la metà del telefono. E quindi no, non è un telefono che fa per me, siccome so che il telefono mi cade, si rompe. Poi un vetro così esposto è molto più facile da rompere. Tra virgolette, chi ho sentito, quelli che ho visto, si sono rotti tutti il display e la maggior parte delle persone le ha messe nel cassetto. Quindi, se pensate di comprare un Samsung Galaxy S8, fate una valutazione, se avete delle mani di burro. Se invece siete gente che non gli cade mai, va bene, può anche andare. Niente, a questo punto passiamo alla riparazione. Come al solito, mettete un like al video, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e se avete qualche problema, scrivetelo pure nei commenti, ma non scrivetemi quanto costa il ricambio, perché ve l'ho appena detto, se l'avete skippato sono problemi vostri. In questo caso non rispondo, ve lo dico prima. Ok? Ciao!